qui da quello che vedo. Il temporale dell'altro giorno ha fatto disastro qui. Un palo eolico lo vedo a terra. Mi sono trovato per caso qui a passare. Ho visto il palo eolico senza l'apparato in cima. E vedo tutto a terra. Ma come vengono costruiti questi cosi qua? Un vento, non è che c'è stato un vento eccessivo. Non vedo come possa essersi staccato questo apparato. Ma come sono costruiti questi cosi? Questo è successo 2 giorni fa, cioè il temporale che ha fatto l'altro giorno. Si è staccato dalla cima e è caduto a terra. Pala è andata a 200 metri di distanza dal bosco. Vabbè, queste il contenitore dove conteneva il generatore di corrente con tutti i motori. E qui parte delle pale con tutti i bulloni spezzati. Sono tutti spezzati. Qui, questo fosso qui sicuramente dove è stato spostato. E queste qui sono le pale che evidentemente le hanno raccolte, le hanno adagiate qua. Sì, 7, 8, 9, 10, 10 passi, 10, 11 passi. Non ho capito perché ci sono. Sì. Vabbè, sono tutti uguali. Ok, questa è la situazione. Il tempo dell'altro giorno ha fatto saltare in aria questa pala eolica.
constatate. È caduto giù. Sono mollati i bulloni che lo spezzati, mollati, che lo trattenevano ed è caduto giù. Ero di passaggio e mi sono fermato a vedere come stanno le cose qui. Quelle altre sono altre pale che stanno in funzione.